C'è scritto quello che è successo, c'è scritto che hai avuto una narrazione con S e basta, che comunque c'è l'indagine in corso, eccetera. Usa un tono affettuoso Luca Risso, come a proteggere la sua dolce metà, le sta dando una brutta notizia. Tutta Italia sa della relazione, non della loro naturalmente, ma di quella che Karim alias Ruby avrebbe con esse. Silvio Berlusconi, l'avvocato di lei si precipita, Ruby si sfoga. Non sto parlando io, non ho parlato io, perché devono scrivere cose che non ho detto io con la mia bocca? Ruby si rende conto che il guaio è grosso, chiama le amiche e le dicono di stare zitta. Ho paura, mi stanno contattando oggi, mi hanno chiamato in 11 giornalisti, mi hanno chiamato quelli di Rispondere, Napoli. fare, no, no, niente da dire, no, niente da dire, perché io stavo leggendo quello che hai detto, tu hai detto due o tre cose diverse, quindi sei in contraddizione, e non parlare per niente, non parlare sbagliato perché sennò ti può fregare, e non Sì. parlare niente delle tue amiche, niente, non parlare di Silvio, non parlare di niente. Ma non tutti i giornalisti sarebbero cattivi, c'è anche chi può aiutarla e lei lo dice al fidanzato. Adesso sono con due persone che mi ha mandato il capo, e che sono da parte di Alfonso Signorini. Sì. Praticamente stiamo cercando di fare un dialogo su quello che dovrei dire da oggi in poi, che le ha scritto tra l'altro il capo, no? Gli hai detto Signorini, che eri non l'amico nuovo anche a di queste Mubarak? necessità, prende a No, cuore gli ho le sorti detto della che giovane ero. marocchina. La situazione degenera sempre di più, per cui se tu veramente non hai rilasciato queste dichiarazioni, se tu veramente non hai parlato con i giornalisti e No, io non ho sei parlato con nessuno. andato incontro, e allora i tuoi avvocati devono immediatamente chiamare la Lanza e fare una smentita annunciando querele. Tutti fanno quadrato intorno alla ragazza indifesa, ma il suo avvocato insiste, stai zitta. Mi ha proposto 700.000 euro per l'esclusiva. Allora, Ruby, non me ne frega niente, non stai facendo altro che sputtanare il potenziale di cui abbiamo parlato ieri. Ruby parlerà a Calispera, il programma di Signorini, lì racconterà la sua verità.